Allora, eccoci qua a questa sera, saluto tutti quelli che sono con noi, aspettiamo Marco, il nostro ospite stasera, una serata magari un po' insolita rispetto al nostro classico abituale venerdì, ma ormai ci dovremo abituare perché per le fine della stagione, insomma, non ci sono impegni sportivi, ma tra gente che va via, gente che ritorna, insomma, dovremo abituarci anche a questi giorni infrasettimanali. Allora, rimaniamo in attesa di Marta, intanto saluto Franco. Buonasera, ciao. Ciao Franco, saluto ciao, Tony, ciao nostro nuovo arrivato. Buonasera a tutti, ciao. Che dopo ci dirà qualche trucco lì di Marta, visto che la segue, vediamo già dal suo habitat, le sue maglie dietro, insomma, quanta passione ha per la pallavola. Pallavolo, e salutiamo anche Salvatore che ovviamente buonasera ragazzi, ciao Tony. Ogni tanto ciao, viene ciao, a trovarci. Ciao, ecco, ciao. È arrivata anche la nostra ospite Marta, buonasera grazie. Marta. Eccola. Buonasera. Marta, buonasera. Ciao Marta. Marta ciao. Mi chiedeva, ma sono solo io con tutti contro di me questa sera? Gli ho detto sì, prepara una buona difesa perché sicuramente saremo tutti per te. Allora Marta, noi ti abbiamo chiamato, è vero che non sei nuova, sei già arrivata qualche volta, ti abbiamo ospitato, ci fa sempre molto piacere, ma perché abbiamo fatto un sunto di tutte le interviste che abbiamo fatto e è venuto fuori che tutti dicevano no, io voglio risentire Marta, mi è piaciuto tantissimo, voglio essere 1, 2, 3, 4, 5, alla fine ho detto va bene ragazzi, chiederò se è disponibile Marta, poi oltretutto è finito il campionato, quindi sono più libere, certo. Sarà, credo, più facile trovarla, e infatti hai risposto abbastanza subito, in fretta, per cui ti abbiamo chiamato soprattutto per questo motivo. Allora, mi rende veramente molto felice questa cosa, vi ringrazio e ringrazio soprattutto tutti quelli che insomma mi hanno richiesto a questo punto, mi fa piacere. No, diciamo che erano molti di più, però non volevamo fare una cosa a 15.000 persone perché sennò anche diventano difficile fare le domande. Allora, comincerei con Franco. Sì, ciao Marta, noi abbiamo fatto un'intervista con te, mi pare un anno fa, tra aprile e maggio, qualcosa del genere, e fatto, secondo me è stata delle interviste meglio riuscite di quelle appunto di questo ciclo di Giorgio. Avevamo parlato tantissimo di università, della tua facoltà, del tuo corso di studio, di quello che fai fare, a un certo punto proprio ti sei scatenata, è stato un piacere, proprio è quasi un'intervista pirotecnica, bellissima, e quindi sono già curioso di cosa ci darà stasera, perché a un certo punto quando tu prendi un argomento con cuore proprio tu, parte una cosa veramente favolosa. Innanzitutto complimenti a tua nonna, che oggi ha compiuto 91 anni, tua nonna di nome? Di nome Palmira. Palmira, un nome da tempi. 91 cioè, anni oggi, che meraviglia. Certo. Infatti un sacco di invidia, devo dire, perché
è veramente lei la giovane della famiglia, devo dire. A vederla non si direbbe davvero che ha 90 anni. Questo aspetto fantastico. È uno spettacolo. Davvero, davvero un sacco, guarda, infatti siamo proprio felicissimi perché è una donna ancora totalmente indipendente, piena di energia e quindi è bello che insomma ci possa ancora rallegrare, ancora i nipotini che la vanno a trovare, quindi lei è la nonna bis e quindi insomma. Ed è nonna paterna? Nonna paterna, sì, purtroppo è l'ultima rimasta in realtà. Certo. E quella gli altri nonni non ci sono più, però. Lo so. E mi è colpito un'altra così, generazione. Un'altra generazione di, diciamo, di persone dotate, secondo me. Per cui è stato bello casualmente poi vedere questa cosa qua proprio oggi quando ti intervistavamo, è stato bello. Poi invece ho visto un'altra cosa di questa iniziativa dell'Aido Bergamo, che ho visto le foto, donare una vita o la propria vita. Hai qualcosa da dirci a riguardo? Che mi è piaciuta questa cosa qua. Ma guarda, sì, in realtà appunto ringrazio l'Aido di Bergamo, ma in realtà appunto in generale ero già entrata in contatto in passato con l'Aido, anche per esperienze che insomma hanno toccato anche il mondo della pallavolo e quindi anche me personalmente, sì. Quindi anche insomma anche ricordiamo quindi anche questa sera Lanzanello, che insomma sicuramente anche lei ha insomma tutti sappiamo come sono andate le cose, la storia, e quindi è bello poter ricordare anche le persone, ed è bello che insomma questo nella giornata, ecco, nella 24esima giornata nazionale della nascita dell'Aido, ecco, si potesse ricordare in qualche modo, e secondo me è un messaggio positivo quello che insomma volevo trasmettere, quantomeno io, ecco, ed è stato carino e insomma divertente anche poterlo creare, ed è stato tutto abbastanza spontaneo, c'erano anche i miei nipoti che insomma hanno voluto tra virgolette giocare. Ah, quindi quelle foto erano le foto dei tuoi nipoti, esatto. Sì, sì, le foto dei miei nipoti, esatto, che insomma hanno contribuito anche al disegno e insomma a tutto, perché poi insomma ovviamente con dei bambini piccoli insomma si trasforma anche tutto un po' in un gioco, no? Però era bello secondo me il messaggio che c'è dietro, ma non soltanto a quello che ho detto io, ma in generale c'è, cioè, il mio pensiero, il mio principio che c'è dietro a quello che possano essere la donazione degli organi. Ci sono ancora molti preconcetti e forse molta paura dietro a questo e, sì. E appunto in realtà ringrazio anche Stefania, che mi ha inserito, mi ha chiamato e mi ha chiesto appunto se volevo partecipare a questa loro iniziativa, che è Volti Noti per l'Aido, che è un'iniziativa che in realtà continua ad andare avanti per tutto il mese, e dove appunto insomma volti noti, ecco, quotidianamente mettono il loro nome, tra virgolette, la loro esperienza, i loro volti, proprio a solidarietà e per far sì che venga trasmesso questo messaggio, ecco, dove tutti quanti, insomma, possiamo trasformare, tra virgolette, una nostra disgrazia o perdita o mancanza, insomma, in qualcosa di bello per qualcun altro, e quindi poter dare una speranza a chi poi, insomma, un domani può averne bisogno, ecco. Infatti. No, mi è piaciuto perché poi, fra l'altro, molto spesso con le persone con cui entro in contatto che mi dicono: ah, tu segui la pallavolo femminile perché le pallavoliste sono delle belle donne. Io dico: non nego che le pallavoliste siano delle belle donne, però voi non vi accorgete della bellezza interiore, direi quasi spirituale, per usare un termine che usa molto spesso Andrea, che molte pallavoliste esprimono, specialmente proprio in questi contesti qua. E per cui mi è piaciuto molto questa cosa che hai fatto e te la ringrazio. Ora ti ringrazio. Fa piacere, ora, insomma, fa piacere che non si veda soltanto una bellezza esteriore, ma che esatto. Insomma si possa apprezzare in generale, ecco, non solo mia, sì, ma anche delle donne e delle pallavoliste. Ecco. Sì, nel mondo della pallavolo femminile la bellezza interiore è molto diffusa e si
Ecco, ogni tanto vai vede, e vieni, Franco. Sì, perché a me fa molto piacere. Ed è un motivo, com'è? Ogni tanto ti scompare la linea. Sì, lo vedo, non so, perché la mia connessione di solito vai. Va bene stasera. Ma invece non so se Giorgio ha preso quel video che gli ho mandato oggi, non so se c'era pronto. No, perché mi hai mandato questa fotografia. Comunque intanto vado a cercarlo. Ok, c'è allora, un video di 10 anni fa molto interessante, okay, perché ci collega a questo amico che abbiamo chiesto di, a cui abbiamo chiesto di partecipare, che ha qualcosa di dirci di quel periodo, perché abbiamo trovato il famoso nome di quel famoso giornalista che faceva quei bei video servizi. Ho il video, sì, quello lì. Esatto. Sì, allora intanto vado a prenderlo. Vai, ok, ti ricordi che avevamo parlato di questo giornalista, sì, di Torino, che faceva questi servizi con questa voce molto calda, molto poetica, mm-hmm, eccetera, e però non ci ricordavamo il nome. Sì, Antonio, è vero, adesso che me lo dici. Esatto, sì. Antonio De Salvo Lupo, ecco, che è qui presente, che probabilmente, sì, che salutiamo, tu hai conosciuto, certo, ha trovato il nome di questa persona qua. Quindi allora, e l'ha anche rintracciato, quindi non so se l'abbiamo ancora rintracciato, ma l'abbiamo contattato, per cui magari possiamo cercarsi Orbè così da così tanto tempo. E questa volta lo intervisteremo noi, però. Questa volta lo intervisteremo noi. Quindi lascio la parola un attimo a Antonio. A lui. Sì, io sono che ci dirà altre cose. Sì, perché loro, io sono qui un po' così, un po' di sorpresa, sono anche, ho accettato molto volentieri, perché cercavano un torinese appassionato di volley, per sfortuna di Giorgio che ci ospita, sono capitato io, quindi purtroppo questo è capitato. No, mi parlava Frank prima della puntata, appunto, che ci sarebbe stata questa intervista, ed ero molto, molto così, anche emozionato, perché io ho seguito, insomma, la carriera di Marta veramente, posso dire, dall'inizio. Possiamo dire dagli albori, davvero, che ci conosciamo dagli albori, perché veramente da quando ero una bimba, non che non lo sia, nome, però... Giravano certi nomi già, insomma, quando era all'Ingotto, poi passata a Novara, poi quando ti hanno portato, credo che nel 2007 al Brunaforte, no? Il povero Bergevic ti portò al Brunaforte a Busto, esordire con la prima squadra. Io ho visto tutte le vittorie in positivo e in negativo di Marta, perché la coppa c'ero, lo scudetto, le supercoppe c'ero. Sì, Bergevic mi aveva portato a Murcia proprio, sì, a Murcia, anche a in Murcia, Champions League, quella, a giocare. Bergevic non me la fa ricordare quella che piango ancora quando ripenso a quella finale. E ho avuto la lucidità di scendere in campo quando Marta vinse il suo primo scudetto, farle complimenti, perché ero tristissimo perché avevamo perso la... Scusate, chiedo scusa un attimo. Nessuno lo conosceva. Eccoci. Aiuto. Da millenni sono stati fatti passi avanti, abbiamo scoperto tantissime cose, siamo anche riusciti a camminare sulla Luna, a camminare nello spazio. Ma quello che riserva il futuro... Niente da fare, continua a essere invisibile. Vabbè, adesso vado avanti un po' per non... ...tra il rilascio internazionale di agenti di guerra biologica e focolai naturali di malattie. Mi sembra orientato su mille fronti lui, nel senso che spazia da un argomento all'altro. Innanzitutto vorrei dire... modulo di entrare con noi, così almeno alziamo il livello delle donne, visto che c'è solo Sandrina? Marta, a Sandra modulo. Che bello. Così facciamo anche un anticipo di finale scudetto. Esatto, comunque niente, era per dire che abbiamo rintracciato questa persona e speriamo di averla qui con noi, perché era un personaggio curioso. Ma speriamo davvero, sarei molto curiosa anch'io di rivederlo, di rincontrarlo, di risalutarlo, ecco, quantomeno via social, mettiamola così, perché... Sì, perché avevo questa voce calda. Fatti veramente dei video carinissimi, ma lui, ma non solo i video, le foto, ma veramente quando ci eravamo incontrati e quando avevamo potuto chiacchierare un pochino, era stato veramente... molto cordiale, cortese, simpatico, insomma, quindi era stato proprio... piacevole conoscerlo
insomma, e soprattutto poi vedere anche il risultato del suo lavoro e dei suoi video, perché insomma erano molto, molto emozionali effettivamente i suoi video, sì. Quindi sì. Lo devo ringraziare. Sì, perché aveva questa voce molto calda. Sì, e poi aveva incontrato anche mia madre, aveva incontrato i miei amici, credo, si era proprio informato, aveva fatto proprio un po' di interviste in generale per scoprire qualcosina in più di me, quindi era stato bello, era stato molto carino. Quindi noi ti informeremo quando ci sarà con noi, così se lo vuoi salutare potrai entrare. Puoi fare tu l'intervistatrice, esatto. Diciamo, ti diamo in mano il microfono. La tua formazione da appunto esperto di comunicazione. Io dico intanto a Giorgio che ho mandato quel video appena adesso in cui c'è quella chicca di 10 anni fa. Prima, va bene, allora io lavoro mentre voi parlate. Esatto, al decimo minuto esatto. Va bene, che intanto parole, noi andiamo avanti. Cosa... Al decimo minuto esatto. Sì, sì, no, voi andate avanti. Abbiamo preso già le misure. Allora, sentiamo un attimo Salvatore, che magari per adesso abbiamo tenuto un attimo fuori. Salvatore, ciao, vai tu. Io intanto volevo chiederti che cosa ti aspetta il futuro? Questa è una bella domanda, diretta anche, inaspettata. Sì. Che cosa mi aspetta il futuro? Una laurea, mettiamola così, dai. Esatto. Così quando, la laurea? Quando la laurea? Non saprei dire adesso in preciso, forse anche un po' per scaramantia, mettiamola così, comunque okay. Potrebbe arrivare a breve, mettiamola, certo, mettiamola certo. così lascio un po' di suspense. Entro ottobre, vabbè. Sì, entro ottobre, adesso dico sì, ma sì, dovrebbe, vabbè, dai, okay. Insomma. Ma dal punto di vista pallavolistico? Dal punto di vista pallavolistico immaginavo che fosse che volesse andare a toccare quel punto. E non me ne volere, Marta, però insomma. No, assolutamente, non ti so dare una risposta. Quindi in realtà glisso proprio così, nel senso che non ti so dare una risposta in questo momento. Diciamo che è tutto un po' in stand-by. Sto valutando e cercando di capire cos'è la cosa migliore e quindi non ti so dare una risposta. Come al solito questi periodi, insomma, di fine stagione sono sempre un po' particolari, ecco, perché ci sono molte ansie, molte aspettative, molte notizie che escono, che girano, quindi sono dei momenti anche psicologicamente forse un po' particolari da vivere anche, però sto cercando di valutare un pochino quello che possono essere le proposte e quando ci saranno delle novità maggiori, ecco, renderò partecipi tutti. Ascolta, ma in queste proposte c'è anche una possibilità all'estero? Sì, ci sono delle possibilità estere. E devo dire che preferirei tenerle come ultima opzione, nel senso non lo immaginavo preferirei rimanere in Italia, preferirei continuare in un campionato italiano. Hai ragione, come Luca. Nostro, per mille uno motivi, ecco. Il primo, perché secondo me rimane ancora un campionato in cui io mi diverto tanto e dove c'è tanta qualità ed è bello poter continuare a giocare nel campionato italiano. Secondo, perché è il mio stato, insomma, sono italiana, mi sento italiana e vorrei continuare a rimanere italiana. E nonostante non mi spaventi, ecco, fare delle esperienze estere, le ho fatte in passato e sono appunto una persona, mi ritengo una persona abbastanza... Sì, aperta, curiosa e anche che si lascia e si può adattare facilmente, ecco, e quindi non mi spaventa, però insomma potessi rimanere a delle buone condizioni in Italia sarei contenta, ecco, mettiamola certo. Così. Tu nella tua esperienza adesso non sei mai stata in Francia? No, non sono mai stata in Francia, nonostante me ne abbiano parlato in diverse atlete, amiche, molto bene.
Però no, non sono mai stata, devo essere sincera. Noemi Signorina ha fatto una bella esperienza in Francia, bella. Diversi anni è stata, almeno tre, no? Sì, adesso sì, non vorrei dire numeri sbagliati, ma mi sembra che almeno tre stagioni le abbia giocate in Francia, ed effettivamente appunto, ma anche lei mi diceva che è stata una bellissima esperienza. Però poi si torna tutti in Italia. Alla fine sì, certo, sì. Perché in realtà gli atleti all'estero in questo momento sono pochissime. Ma io credo Parlangeli, che anche la condizione, insomma, la condizione in generale pandemica, forse ecco, non invoglia. Ma non, più che non invoglia, abbia un po' bloccato quantomeno per quest'anno tutte le uscite, e tutti i trasferimenti, abbia forse anche un po' spaventato, ecco, il fatto di andare all'estero. Quindi quest'anno, per questo campionato, credo che ci siano stati meno trasferimenti di italiani all'estero, forse anche per questo motivo. Però magari un'esperienza a Cannes, a San Raffaele, in Costa Azzurra, magari una volta nella vita, non sarebbe così brutto, non sarebbe da buttare via. No. Ma me lo stai dicendo non tanto per la pallavolo, ma per tutto il resto? Ma no, anche me l'hai detto, scusa Franco. Andando verso l'estate con è meglio, allora è meglio a Cannes, così almeno fa il calendario, scusa. Insomma, beh, non è una brutta idea, effettivamente. Senti, è vero, Cannes diciamo che ti fa ricordare ogni anno per questi calendari. Poi è anche più fattibile ritornare in Italia, diciamo. Più semplice, sicuramente non così tanto distante, ecco. No, poi insomma col festival potrei approfittare, ecco, magari partecipare, vedere, sarei curiosissima di vedere questi attori, questi insomma filmografi, registi sul tappeto rosso. Il fatto che colpevolmente che abito a Genova, sarei potuto andare più di una volta a Cannes a vedere le partite, non l'ho mai fatto, ma chissà che in futuro non accada. Però una situazione in Italia fa sempre comodo. Franco, io conto il video. Sì, dai. Però vedo che la qualità è di 10 anni fa, insomma, non è il massimo della vita. Lo so, non è la qualità. Il decimo minuto? Però il soggetto vale. Sì, hai detto il decimo minuto? 10 spaccato. Allora, vediamo qui dov'è il decimo minuto. Aspetta, vado a vedere. Vabbè. Non so dov'è il 5, aspetta, 10, 8, ecco, ci siamo. Ecco questo. Tra virgolette, perdonatemi. Questo è Caserta, quello che adesso non di ferro. Ha alle spalle una famiglia che la guida e la spinge. Per me sta diventando lo stereotipo dell'atleta. È veramente la scoperta. Cosa ha parlato di Marcellino? Abbiamo messo davvero la grinta e il carattere. Questa la conosco. Di continuare fino alla fine. Poi tutte le altre? L'azzardo, la Barun, la Bex, tutte. Le centrali, la Vilkovic, la Paoli, tutte. L'ultima, che è una nostra creatura, perché è cresciuta con noi, la Gilda Lombardo. Oggi, adesso l'ho gridato, ti chiameranno in nazionale, perché veramente queste hanno giocato poi al 160%. Siamo riuscite con la grinta, la voglia e la cattiveria che mettevamo tutte le domeniche in campo a riavvicinare il pubblico, e di pubblico se ne è davvero avvicinato tanto, e per fortuna si è divertito, la città si divertiva a seguirci, e il presidente, la società e noi in primis ancora più contenti di questo risultato. Beh, la domanda adesso sorge spontanea, il giornalista era lui, è lui, la voce è quella. E il prossimo anno? E il prossimo anno la squadra ce l'abbiamo già, per cui siamo a posto così. Magari rischiamo di fare la finale. Beh, noi volevamo far innamorare il pubblico di Novara, penso che ci siamo riuscite. Siamo una squadra umile, molto giovane. E indipendentemente da soldi, da cifre, da sponsor, da cose che a noi non ci hanno mai riguardato. Che effetto fa rivedersi che eri praticamente una ragazzina, però una ragazzina di talento? Ma 10 anni fa, mannaggia, ma mi sento un po' vecchia oggi, quindi così a rivederlo. No.
No, fa estremamente piacere, devo dire, nel senso che rivivo un po' quelle emozioni, quegli anni, e me li ricordo molto bene. Ecco, vediamo un po' le magliette, guarda anche di cosa si tira fuori. Questa è la maglietta che l'ha firmata del tutto. Col tuo autografo. 10 anni fa, Marta, giocammo quella partita di andata in Coppa Italia contro Bergamo. Ti ricordi come finì? Aiuto, in che... con un mio tocco, con la tua magia, sì, col tuo tocco, con un mio tocco, indietro, di seconda. È venuto giù il palazzetto, è una stata un'emozione grande. Esattamente 10 anni fa, era il 9 marzo del 2011. È incredibile, sì. Bellissima emozione, è stata ma una squadra... guarda, in realtà sì, tante emozioni, adesso appunto si rivivono tutte, sono stati degli anni molto belli, poi io sono stata tanti anni anche a Novara, e appunto rivedere anche solo adesso Stefania Sansonna, che ancora fa parte della Novara di oggi, non più Asis, ma insomma... devo dire che no, ho vissuto delle grandi emozioni. Poi per me Novara comunque è stata sempre la squadra, la società, la città che mi ha un po' lanciato in questo mondo, no? Che in questo mondo della pallavolo, perché io ero una bimbetta cresciuta nella squadretta sotto casa che arrivava in una realtà che neanche quasi comprendeva benissimo cosa fosse, no? Perché era una società di primo piano, che giocava appunto Champions League, campionati di Serie A che io a malapena avevo visto in televisione, che cercavo di guardare, di andare a vedere quando potevo. Mi ricordo ancora quando ero piccolina che cercavo di fare l'hostess alle manifestazioni della nazionale per andare a vedere, oppure chiedevo a mio padre di portarmi a vedere le cose. Mi ricordo la Piemonte Woman Cup, la prima edizione, tu eri lì a bordo campo a salutare Paola, Cardullo, e l'anno dopo ci fu il tuo esordio. Cioè, l'anno sì, prima tra l'altro appunto, ma tra l'altro a Torino, fatto l'esordio con la nazionale, al Pallaruffini, con la maglietta azzurra per la prima volta a giocare una partita, una vera competizione con la maglietta azzurra. Per me adesso, anche pensarci adesso, mi vengono i brividi e tremo ancora dalla paura, detto sinceramente, perché era stata una roba per me emozionantissima, perché non solo vestivo per la prima volta la maglietta della nazionale, quindi ero ricolma di orgoglio, di felicità e di gioia, ma per di più giocavo la prima vera competizione nella mia città, quindi era stato veramente, ed ero a fianco di campionesse di cui ho tutt'oggi un'estrema stima, tra cui appunto, per citare una mia diretta collega, la Lo Bianco, che appunto per me è sempre stato un esempio, quindi vederla di fianco a me, cioè lì a palleggiare con me, era... non lo so, è stato veramente meraviglioso, devo essere sincera, proprio di ricordi indelebili che si fanno quasi fatica a descrivere, perché poi li senti proprio dentro, cioè senti proprio, almeno sento ancora le farfalle nello stomaco, visto che dici così, non parliamo di farfalle perché qualcuno potrebbe intendere in chiave mercato. E se nello stomaco vuol dire che se le mangiate. Perché hai mangiato? Anche questo potrebbe essere compromettente. No, ricordi, bellissimo, bello. Bellissimo. Ascolta Marta, la scorsa settimana noi abbiamo intervistato Raffaella Folli, con la quale tu hai giocato 2 anni a Novara, dico bene? Sì. Esatto. E le abbiamo chiesto, abbiamo fatto questa domanda alla quale lei ha risposto con una chiarezza molto, voglio dire, proprio limpida, senza alcun dubbio. Ma tu, dopo questo periodo di pallavolo, rimarrai nel mondo della pallavolo? E lei ha risposto no. No. Proprio no. Mi immaginavo. No, esatto. Non ho visto l'intervista, ma conoscendola Raffaella. Conoscendola, infatti. No. Tu sei più possibilista o mezzo e mezzo? Non te lo so dire, nel senso che la pallavolo mi ha dato tanto e mi continua a dare tanto, però l'ho sempre vissuta da questo lato, mettiamola così.
e ho sempre voluto viverla da questa parte. Certo. E quindi non so se, se riuscirei a viverla, ecco, da allenatrice o da facente parte di questo mondo, ma non presa direttamente all'interno. Ecco, forse non mi vedrei tanto come allenatrice o come assistente o non so, mi mancherebbe, non riuscirei a stare in panchina, ecco, no? Ho sempre avuto questa voglia di essere in campo, di essere protagonista, tra virgolette, certo. E anche gli anni in cui ho fatto da seconda ero lì che un po' mi rodeva tutto dentro, no? E quindi facevo un po' fatica e quindi ho sempre voluto essere, prendermi le mie responsabilità, entrare in campo e far vedere cosa potevo dare, ecco. Quindi forse essere a bordo campo in questo momento non mi ci vedo tanto, forse certo. Riuscirei a vedermi un pochino di più come una figura, non so, dirigenziale, ma semplicemente perché almeno sarei un pochino più distaccata, tra virgolette, quindi sempre parte di un mondo che è sempre stato il mio mondo da quando ho 15 anni ed è il mio mondo e farà sempre parte di me, in qualche modo ha lasciato il segno e continuerà a lasciare il segno e farò comunque fatica ad allontanarmi, quindi a non seguire più il mondo dello sport, della pallavolo, a non stare dietro a guardare i risultati delle partite, a vedere le Champions League, insomma a vedere la nazionale a maggior ragione. Però ecco, forse mantenere un pochino più il distacco, far parte della dirigenza, ecco, dell'organizzazione o qualcosa del genere mi permetterebbe di viverla in maniera un pochino diversa. Un po' dietro questo è il mio pensiero oggi, però non so, magari potrebbe cambiare nei prossimi anni, anche se insomma credo che mi piaccia il pensiero di avere comunque un ruolo importante e magari fondamentale per degli aspetti, però ecco, non so se riuscirei a viverlo proprio emozionalmente così tanto vicino da essere un assistente o un'allenatrice, da essere proprio quasi lì a toccare il campo ma non poterci entrare, no? Ecco, credo che forse farei un pochino più fatica. Tu sei a Torino, dove mi sembra che ci sia un mix tra scuola e palestra nel CUS Torino. Sì, beh, il CUS è sicuramente una gran bella realtà, è un'istituzione ormai per Torino, ma in generale il CUS effettivamente ha sempre dato delle ottime risposte sia per quanto riguarda la parte sportiva che l'aspetto universitario, quindi insomma ci sono delle strutture molto belle a Torino che insomma vale la pena sfruttare, ecco, devo essere sincera. Non solo per l'indoor, visto che anche sei una beach volleyball, insomma, ti piace insomma ogni tanto abbrustolire qui ai 40 gradi. Bravissimo. Non so come fate, perché io sono passato lì e canto. Bravissimo, ma infatti non solo per la parte indoor, ma io principalmente adesso d'estate sfrutto tutta la parte outdoor, quindi con tutti i campi che loro hanno, anche per allenarsi sulla sabbia, che effettivamente per me è molto stimolante e divertente. Ma ecco, però è incredibile. Fa fatica, a me piace, è incredibile. Mamma mia, incredibile. Fatto, ti offrono, ti stanno offrendo un posto come DJ. Non so se di DJ da parasport o da DJ. Sì, ma ragazzi, Marta è giovanissima, c'è ancora 10 anni di carriera. Ma anche come commentatrice. Poi qualcuno, Luca Piantelli, dice: Becchi si diventerà. Becchi diventerà una grande commentatrice di volley, glielo riconosco in tanti, ecco. Ed è assolutamente vero. Questo secondo me ecco, è una cosa Luca, che carino. Questo è molto interessante. Che carino, grazie. Apriamo un'accademia del beach volley a Diano Marina. Diano Marina, sì. Non mi ricordo, era Diano Marina al posto in Riviera di Ponente dove andavi tu? O era un altro? Sì. No, è Diano Marina. Quindi Paolo si ricorda Diano bene. Marina, assolutamente. Ecco, ma guarda, questa ad esempio è un'accademia del beach volley a Diano Marina, ma credo che in Liguria servirebbero e sarebbero utilizzati anche parecchio i campi da beach volley. Devo dire che però purtroppo
effettivamente anche la forma della Liguria e gli spazi della Liguria della sabbia hanno un po' fatica, esatto, sulla Ligure, no? non permettono sì, tanto, insomma ti toglie un po' di spiaggia, però anche se un po' di turismo, e quindi perché poi il mare ultimamente sta mangiando molto le spiagge, però un po' di sensibilità c'è, comunque. Sì, magari ecco, ma meno male. Potremmo fare qualcosa alla Liguria, vediamo, poi ci pensiamo. Futuro apre molte prospettive, eccetera. Salvatore, vai con qualche domanda. Marta, io voglio chiederti, cos'è che è mancato in questa stagione che per voi si è conclusa da poco? Salvatore, tu sei sempre molto pungente, direi che possiamo la palla a qualcun altro, non so. Tony, vogliamo dire qualcos'altro? Perché... Deve essere figlio di un chirurgo o di un macellaio. Non lo so. Allora, cosa è mancato? Giusto, mi hai chiesto questo, no? Perché appena ho sentito la domanda ho spento un attimo il cervello. Mi hai chiesto... Devi capire che a me vengono così a braccio, quindi... Sì. Perfetto. Non mi piacciono tanto le tue braccia, allora. Molto bene. Quindi vai, mi stavi dicendo cos'è mancato, mi hai detto, giusto? Sì, mi hai chiesto cos'è mancato quest'anno, questa stagione? Sì. Guarda, l'avessi saputo concretamente durante la stagione avrei sicuramente utilizzato la bacchetta magica, perché è stata una stagione complicatissima, e, complicatissima sotto tanti punti di vista, e il fatto che non arrivassero i risultati ovviamente non aiutava, il fatto di aver giocato 5 tie break e non averne vinte, sì 5, magari 8 tie break e non aver vinto neanche una partita sicuramente mortificava ancora di più gli animi e quindi metteva ancora di più un macigno sopra già le problematiche che abbiamo vissuto. Devo dire che credo che questa stagione sia stata una stagione un po' particolare per tutti quanti, per tutte le squadre, per tutte le società, perché sicuramente il Covid e tutta la situazione che si è portata dietro il Covid ha messo in una grossa difficoltà a tutti quanti. E, in primis noi, nel senso che sotto un certo punto di vista noi siamo stati fortunate, perché in realtà abbiamo avuto soltanto un caso di Covid e quindi questo è stato un risultatone, devo dire, rispetto a tante altre formazioni che invece hanno avuto svariate atlete purtroppo contagiate. Noi ne abbiamo avuta soltanto una, ma in realtà tutto quello che c'è stato nel mentre ci ha comunque penalizzato, nel senso che noi abbiamo avuto svariati infortuni che ci hanno portato addirittura a giocare 4 partite senza centrali, quindi ho avuto la fortuna, mettiamola così, per la prima volta nella mia carriera di poter giocare al centro della rete e murare come centrale, che non vorrei mai più ripetere, quindi qui lo dico, che addirittura ho dovuto giocare come centro contro Conegliano, quindi quando dico questo, con la formazione più semplice del campionato, no? Quindi, diciamo che allora a parte le battute, però abbiamo avuto molti infortuni che ci hanno portato ad avere molte assenze e soprattutto assenze che sono durate tanto, come per l'opposto titolare che è stato fuori quasi un mese e mezzo e quindi poi anche centrale. Recuperare è stato difficile, i centrali sono stati fuori chi per Covid, chi per infortuni al ginocchio, chi per l'addominale. E quindi abbiamo avuto veramente tante difficoltà da un punto di vista fisico e quindi prestazionale, nel senso che poi già eravamo una panchina, non dico corta, ma comunque giusta, ecco, mettiamola così, e quando togli delle pedine importanti fai fatica anche ad allenarti. E poi chiaramente appunto i risultati non venivano, quindi si faceva fatica e insomma, è stato tutto l'anno complicato, complesso. Purtroppo non siamo mai riusciti a trovare quel qualcosa che ci permettesse di cambiare. Avevamo quasi un blocco psicologico, devo dire, perché poi alla fine quando appunto porti a giocare, cioè arrivi a giocare anche 8 partite fino al tie break, anche con formazioni importanti,
e non ne vinci neanche una, vuol dire che c'è anche qualcosa da un punto di vista psicologico che la squadra non riesce a superare, ecco. Quindi avevamo sicuramente delle problematiche tecniche, ma anche poi a un certo punto anche proprio delle difficoltà in campo di carattere, di blocco, ecco, insomma. Perché lavorare abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre cercato di dare il massimo, abbiamo sempre provato a dare tutto quello che noi atlete potevamo avere in quel momento, cercare di dare il nostro 100%, però c'era un'amalgama, un feeling, non lo so, che non ha funzionato. A volte nascono così le annate e non ti sai domandare per quale motivo, e quindi purtroppo non ho una risposta, ecco, nonostante ci abbia pensato, e ancora oggi mi guardo indietro e lo guardo con dispiacere quest'annata, veramente con rammarico, perché comunque avevamo delle potenzialità che secondo me non sono state espresse al meglio, e quindi è un peccato, è un vero peccato. Perché comunque quei tie-break segnalavano che una certa, diciamo, qualità tecnica c'era, cioè arrivarci al tie-break. Arrivavate sempre. Non so, io l'ho detto in un'intervista, mi sembra, durante il campionato, ho detto è un peccato perché si vede che c'è del carattere, però siamo un po' umorali, no? Non riusciamo a dare quella continuità e quella consistenza in campo in maniera continuativa, no? E quindi avevamo dei picchi dove giocavamo veramente molto bene e poi dove invece si spegneva un pochino la luce, facevamo fatica, prendevamo diversi break e soprattutto, appunto, ma variati di questi tie break li abbiamo persi 15-13, quindi non asfaltate, no? Ma arrivavamo sempre lì, però poi ci mancava proprio quella, quel qualcosa che ci permettesse di chiudere i set e portarci a casa dei punti e anche permetterci di vivere le settimane in maniera molto più serena, perché poi quando già fai fatica a programmare le settimane perché non sai quando giocherai, non sai contro chi giocherai perché non sai le formazioni come saranno composte, quando già tu hai delle difficoltà in campo proprio per allenarti e delle difficoltà anche di infortuni, quando non arriva il risultato ti metti proprio addirittura lo perdi in questo modo, è proprio uno sconforto e fai sempre più fatica. Certo, tu pensi, io vedo, da quanto ho capito, che Brescia, società, ha molta voglia di o acquistare un titolo per comunque ritornare in A1. Tu hai delle notizie a riguardo? Ma allora, io credo che in questo momento sia un pochino presto, prematuro. Nel senso che sì, è un po' prematuro dire che cosa succederà a Brescia. Io credo che loro abbiano molta intenzione, anzi ho la convinzione che vorrebbero rimanere nella massima categoria e quindi ci proveranno in ogni loro modo possibile, bisogna solo capire un attimino quali sono le possibilità e quali le altre società che o non vogliono iscriversi alla A1 o fanno fatica da un punto di vista economico, oppure insomma quali possono essere le opportunità. C'è da dire che sicuramente un po' spiace, e qua faccio una piccola parentesi mia, così mi faccio odiare, però spiace un pochino che insomma ci sia questa retrocessione, ci sia solo nella nostra categoria, nel senso che appunto sia la B, 1 che la 2 femminile. Esatto, che in Serie B non ci sia, che nel mondo maschile non esistano retrocessioni, diciamo che viste le difficoltà e visti veramente non solo la difficoltà che il Covid ha portato, ma in generale tutto quello che è stata la conseguenza Covid, no? Credo che insomma queste retrocessioni, ecco, potessero essere dichiarate fin da subito, come ha fatto la maschile, la Serie A maschile, fin da subito dichiarare che insomma le retrocessioni quest'anno sarebbero state bloccate, e che però detto questo, insomma, sicuramente non è mia competenza fare queste scelte, ci saranno state delle motivazioni dietro e quindi immagino che non sia difficile prendere queste decisioni, però sicuramente
è facile anche adesso dirlo, in realtà ahimè lo dicevo fin dall'inizio, però insomma ne parlo oggi che è finito il campionato con una squadra retrocessa e quindi sicuramente posso sembrare di parte, un po' lo sono, anche se appunto non so neanche se il mio destino continuerà ad essere legato a Brescia, ecco, quindi in realtà appunto non so, lo dico perché secondo me poteva essere corretto, ecco, però sì, insomma sicuramente poi sono state fatte le valutazioni. Noi ti prendiamo, facciamo un breve stacchetto, poi Franco a te, oppure sentiamo anche gli altri, giustamente. Ecco, vediamo se Tony vuole dire qualche cosa, visto sì, che no, tra l'altro non ci ha fatto vedere tutte le sue magliette che ha, ma ha una parete intera di magliette. Ho la fortuna, insomma, di aver conosciuto tante giocatrici, alcune diventate care amiche, quindi insomma sono veramente una passione che mi piace, mi alimenta, insomma, l'entusiasmo. Con lo sfondo azzurro che dice qualche insomma, cosa. Sì, sfondo azzurro, un po' nazionale, un po' Igor, così, insomma. Mi fa molto piacere quello che ha detto Marta. Mi fa molto piacere quello che ha detto Marta, perché, vabbè, al di là del fatto che è sempre stata una che non ha mai avuto problemi a parlare bene, a esporsi anche in un certo modo, perché effettivamente io, vabbè, non, ho seguito poco la 1 quest'anno per un fatto di spostamenti, e quindi non ho seguito magari le vicende più vicine alle squadre di Novara, di Busto, eccetera, eccetera. Però mi sembra che effettivamente qualcosina doveva essere fatto, almeno a livello decisionale, perché sembra sempre che il campionato sia quelle 3, 4, 5 squadre che vanno bene, e invece giustamente c'è un campionato di A1, io ho seguito molto da vicino Torino, Pinerolo, queste qui, e la 2 invece è molto in difficoltà, quindi anche il prossimo anno organizzare un A1, come dice giustamente Marta, adesso è prematuro pensare a cosa fare. Quante squadre ci saranno? Quante riusciranno a iscriversi? Si riusciranno a fare due gironi in A2? In A1 quante se ne faranno? Il Club Italia cosa farà? E insomma, e secondo me è importante farsi queste domande, perché il movimento pallavolistico maschile ci ha pensato. Noi nel femminile qui siamo sempre un po' all'attesa di notizie. Questa riflessione di Marta, insomma, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma guarda, io sì, vorrei soltanto aggiungere un'altra cosa che effettivamente forse si lascia sempre, poi noi atleti ne parliamo forse meno e nelle interviste ne esce meno, però questa annata è stata veramente complicata anche per tutte le società, sia nella gestione che nei costi, che anche nel trovare, nel tenere le sponsorizzazioni, nel coltivarle. Siamo sicuramente in un periodo difficile, difficilissimo da un punto di vista anche economico, nazionale in generale, quindi sicuramente anche queste riflessioni un pochino toccano, no? Perché sappiamo, perché noi lavoriamo per delle società che però appunto anche loro un pochino quest'anno ci hanno trasmesso queste loro paure, difficoltà, timori anche in quello che poi può essere proprio lo svolgimento di un campionato con tutti i suoi costi e con tutto quello che significa anche la tutela dell'atleta stesso, tra virgolette, perché anche noi quest'anno facevamo praticamente ogni 3 giorni dei tamponi che dovevano tutelare noi, le altre squadre, le altre atlete, però fare ogni 3 giorni i tamponi ha anche un costo, e quindi ci sono state delle cose che sicuramente hanno messo in difficoltà, anche organizzare le trasferte era sicuramente tutto più complicato, complesso, e gli hotel faticoso, diciamo, stressante, perché voi lavorate col fisico, però mentalmente io faccio il conto delle fasciature su gambe, cosce e caviglie delle ragazze di Monza e Novara, e ce n'erano 4-5 per squadra. Ho vissuto da vicino l'esperienza del CUS, che è stata ferma 4 settimane, l'esperienza di Pinerolo, che ha dovuto saltare delle partite, Vallefoglia, che ha saltato giustamente la partita perché non ce la faceva a fare la semifinale con Macerata di Coppa Italia di A2. Casalmaggiore. Guarda, devo dire che effettivamente anche fisicamente
perché parliamo del fisico nel senso che è la cosa che chiaramente si può notare di più anche dall'esterno, no? Però fisicamente è stato difficilissimo quest'anno, perché non avere una programmazione ufficiale, non sapere bene quando giocherai, oppure fermarti per 2 settimane e poi giocare magari 2 partite nell'arco di 5 giorni. Il fisico e il corpo in generale ha subito veramente uno stress che andava oltre tutto quello che già normalmente in una stagione di pallavolo, con tutti gli impegni che ci sono, ha sempre subito e ha sempre faticato a reggere, no? Ma in generale, e in più se ci metti anche uno stress psicofisico, uno stress psicologico, anche dovuto alla situazione, al non poterti muovere, al non vedere mai i tuoi familiari, a non poter mai uscire, a non poter mai staccare la testa, cioè sono tutti argomenti che effettivamente uno fa i conti e tutti quanti abbiamo vissuto, però tutti nelle nostre realtà, no? Invece noi magari atleti eravamo anche in una realtà che non era nostra, tra virgolette, no? Ma eravamo magari in una città diversa che non conoscevamo, dove non conoscevamo nessuno e dove vivevamo praticamente solo palestra casa, casa palestra, e già ci dovevamo ritenere fortunate che potevamo uscire di casa e andare in palestra, no? E quindi però diventa faticoso, solamente non hai nessun altro tipo di contatto, nessun altro tipo di pensiero, ed è stato anche forse questo quello che a noi a Brescia un po' incastrato, no? Che praticamente tornavamo a casa ed eravamo da sole nelle nostre case, senza... cioè, io ad esempio rimpiango il fatto di non conoscere Brescia, cioè io sono andata una volta in centro a Brescia. L'abbiamo perso un attimo. Sì, ma vado, giro, cerco mostre, vado in giro a prendere i caffè nei bar più disparati, cioè, quindi è stranissima questa cosa, no? E il fatto di ritornare a casa, rinchiudersi e stare da soli, a rimuginare, a ripensare a tutto quello che possono essere le problematiche, anche psicologicamente, è importante, no? È consistente, e poi si riversa tutto sul fisico, nel senso che poi lo sappiamo benissimo quanta potenza abbia la nostra mente e come riversi sul, fisicamente sul nostro fisico, insomma, quando riversi questo malessere anche sul corpo. E quindi sono d'accordo con te, Tony. È stato uno dei periodi più tristi degli ultimi decenni, secondo me. È stato veramente triste. Sì, credo appunto che insomma lo sia stato per tutti quanti. Io lo vivo anche con la mia famiglia, lo vedo anche coi miei piccoli nipoti che ho la fortuna di avere. Ho vissuto quest'anno via webcam praticamente, li ho visti crescere attraverso uno schermo, no? Ma anche per loro è stato pazzesco, perché quasi non si sono resi conto, però insomma è stato tutto strano, tutto stravolto, quindi sì, credo che nessuno si aspettasse una cosa del genere, nessuno fosse pronto a vivere, ecco, un periodo di questo tipo. No, no, nemmeno la fantasia più diabolica lo poteva pensare. Io non mi sarei mai immaginato una cosa del genere. Però posso così instillare un tentativo di ottimismo. Qualche settimana fa abbiamo intervistato Gerbellotto, il presidente di Conegliano. Certo. Io gli ho chiesto, dato che lui fra l'altro è un imprenditore, per cui insomma al polso della società sportiva, però anche al polso dell'economia, e io gli ho detto questo, e ho detto: Presidente, io ho l'impressione però che a un certo punto comunque questa cosa finirà, perché non può non finire, deve finire. Certo. Quando finirà, secondo me c'è tutta una serie di riserve di ottimismo, ma anche economiche. Metti i soldi che stanno arrivando dall'Unione Europea, i soldi che molte famiglie o anche molte banche, liquidità non utilizzate, eccetera. Io ho l'impressione che ci potrà essere una specie di rilancio economico, perché appunto queste forze sono lì ferme, pronte a partire. E ripeto, guardi, non glielo posso dire con certezza, ma la mia impressione che possa accadere una cosa del genere, come lei dice. Non lo possiamo profetizzare in maniera sicura, però da quello che so, perché poi questi imprenditori hanno sempre collegato con altri imprenditori, certo. Per cui a me è piaciuto, io
mio così il lancio di questa nota di ottimismo magari poteva anche essere fosse esagerata. Io ci ho provato con lui, con un imprenditore, e mi è piaciuto avere questo scambio, questa accettazione, questo scambio, anche questa accettazione di un punto di vista magari fosse un po' eretico, ma che così io spero che questo accada e spero che alla fine possa anche essere aiuto al nostro mondo della pallavolo, al quale noi amiamo molto. Assolutamente, guarda, ma la positività e spiragli di luce, di vita, di gioia futuri sono veramente ben accetti, nel senso che effettivamente credo che siano utili in questi momenti un pochino più complicati e difficili, ma soprattutto lasciano un po' la speranza, ecco, di poterli davvero vivere a pieno in un futuro. E sono anch'io positiva ed energica per quello che potrebbe essere. Non può durare in eterno questa situazione, speriamo si sblocchi presto, speriamo che le nostre vite possano ritornare ad una normalità, non so neanche più cosa voglia dire, però al fatto che si possa convivere con questo virus, e convivere vuol dire proprio coesistere in qualche maniera, ma continuare a vivere, ecco. E certo, quindi, a vivere veramente. Diciamo che in questo momento siamo riusciti a comprendere molto bene quanto fossimo fortunati prima, e quindi quanto la libertà che noi tutti i giorni vivevamo non era così scontata, e ce ne siamo davvero resi conto. Abbiamo, spero, imparato una lezione importantissima, anche magari di rispetto dell'ambiente, nel senso che poi ci sono tante cose connesse dietro che possono essere veramente prese di spunto, e che mi piacerebbe potessero essere per noi uno spunto e per migliorare, per migliorarci, per vedere sempre meglio quello che può essere il nostro futuro. Quindi sono positiva, sono green, sono molto sostenibile, molto green, tutto quello che ne posso. Sono, green, molto sono positivissima, mettiamola così. Sei green, anche un po' blu. Sono un po' blu, sono un po' rosa. Sembro essere in questo momento. No, adesso ci ridiamo sopra, però effettivamente ci sono tanti temi importanti che potrebbero essere sviluppati, che potrebbero essere insomma presi in considerazione per quello che è il nostro futuro, e che insomma in questo momento ci siamo veramente resi conto che esistono davvero e dobbiamo forse renderli ancora più parte del nostro futuro. Bene, Marta, io ho dimenticata Granata anche un po' per gli amici di Torino. Non un po' Granata. Però mannaggia, io confidavo per in Marino, loro per avere delle soddisfazioni, mannaggia, in realtà. Non posso neanche dire, perché sono sportiva da questo punto di vista, e quindi non posso neanche dire che gioisco delle sconfitte della Juve, perché non posso neanche dire No, dillo, puoi dirlo. No, questo è concesso. Lo fanno in Italia, visto farlo. Vabbè. No, non lo voglio dire, è pur sempre una squadra della mia città, quindi non posso dirlo, però rimango sempre Granata e il mio cuore è sempre di quei colori lì. Questo me lo ricordo. Va bene ragazzi, io direi che si può anche lasciare libera. Noi quando facciamo le cose le facciamo sempre molto condensate. È stato un incontro eccellente come sempre con te. Merito vostro. Marta, perdonami se ti ho punzecchiato, però... Sì, ma infatti stavo dicendo, merito vostro, tranne che di Salvatore, perché... invece a me Salvatore è piaciuto, perché ha messo quel... ogni tanto tra tutte le cose Salvatore belle, è l'animo Salvatore è l'animo oscuro del nostro gruppo, ci vuole, no? È il cosiddetto lato ombra, no? È l'arbitro che interrompe l'azione più bella... È l'arbitro che fischia il fallo di invasione a rete sull'azione più lunga e più bella del match. Tutti si esaltano. Che ti rovina così e dici: ma lasciamola finire, vediamo. Il libero, la salvata. E tu Beh, come vedi, ci sono tutte le componenti, da quello più esperto, da quello più appassionato, quello più pungente, non manca niente, insomma. Bene, è capitato qualcosa del genere. Allora. Poi c'è un'ultima domanda un po' imbarazzante di Salvatore, sentiamo. No, assolutamente, ho finito con le domande imbarazzanti.
Ah, ok. Pungenti, pungenti, dai, grazie Marta, un saluto. Grazie, grazie Marta, è stato fantastico. Grazie a voi. Ciao. Alla prossima. Cara. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.